poter dire che questa riunione riusciamo con una volontà confermata di affrontare il tema del caporalato e tutti i temi che sono a questo fenomeno connessi con grande determinazione. Come prefetto di questa provincia ovviamente sono particolarmente interessato al problema. Sapete bene che poche settimane fa ci sono stati due gravissimi incidenti, sono morte 16 persone. E noi capiamo benissimo che questo tipo di tragedie richiama la nostra attenzione, richiama la nostra coscienza professionale sull'esigenza di lavorare al massimo delle nostre possibilità. Come forze di polizia le attività erano, sono e continueranno ad essere molto incisive. Ho avuto modo di illustrare al signor Ministro i risultati conseguiti non solo in queste settimane immediatamente successive alla tragedia che ho qui ricordato, ma anche nelle settimane, nei mesi precedenti, perché per noi è un tema di grande importanza. D'altra parte, e su questo credo che sia emersa un'idea molto precisa, non si può pensare che un fenomeno come questo sia esclusivamente un fenomeno di polizia. Certamente c'è un profilo di sicurezza che noi abbiamo il dovere di affrontare, che intendiamo continuare ad affrontare con grande determinazione, ma ci sono anche altri temi che poi con le vostre domande sicuramente il Ministro vorrà approfondire e vorrà spiegare meglio, che devono essere affrontati per tagliare alle basi le motivazioni di un fenomeno di questa portata. Credo che questo sia un inizio, non è un punto d'arrivo, l'inizio di un lungo percorso che vedrà impegnati ovviamente tutti gli uffici dello Stato, ma nello stesso tempo vedrà impegnate anche le parti sociali, quindi i sindacati, i datori di lavoro, il terzo settore e naturalmente i locali, la regione Puglia. Ecco, si tratta di un impegno corale che io auspico possa portare ai risultati desiderati, con pazienza, con determinazione e con grande volontà da parte nostra, e mi auguro di tutti i soggetti che sono a vario titolo interessati.